E siamo ancora nella sala in cui è evidenziato il rapporto tra la pittura di Giacomo Bergomi e la scultura. Di là Lino Sarzeni, qui ora Angelo Forestini. Anche Angelo Forestini, un artista di grande significato, di grande interesse. E le sue sono opere completamente diverse da quelle di Lino Sarzeni. Lino Sarzeni descrive in aula. Angelo Forestini ci lascia delle impressioni. Io vorrei partire dei portoncini, Giacomo ho già parlato nell'altra sezione, ma anche qui troviamo le porte, i portoncini tipici della nostra ruralità. E vorrei soffermarmi su questa scultura. Questa scultura che è una porta. Ecco, Faustini ispirandosi, ecco quindi che ritorna il tema iniziale dell'incontro fra artisti, Giacomo Bergomi ed altri artisti, in questo caso Angelo Faustini, che si sono parlati, si sono relazionati. Ecco, Faustini in quest'opera richiama, reinterpreta, rielabora, sintetizza, porta all'informale l'idea delle porte, dei portoncini di Bergomi. Questo è stato il modo di vedere di Faustini di un portoncino di Bergomi. E così come Giacomo nei suoi portoncini, lavorando di materia, appoggiando spatolata su spatolata di colore per dare profondità, Faustini lavora sul blocco di mano e incide delle storie, là costruite con colore, qui costruite togliendo, dando dei grafemi, sono quasi dei segni primordiali, perché questa è una volontà di il primordiale qui diventa sinonimo di essenza. A mio modo di vedere, qui Faustini ha sfrondato tutto quello che poteva essere descrittivo per arrivare ad un'opera di essenzialità. Sarebbe interessante poterla vedere anche da dietro quest'opera. Presenta un massiccio lavoro di scapellinatura ed ha un tracciato di una geometria solida sulle tre dimensioni, mentre rimane aperta sul basamento. Perché anche i portoncini di Bergomi erano aperti, sprecciati sul basamento per l'uso, per il continuo cingolare della materia legno sulla materia terra. E qui c'è marmo contro marmo, ad evocare delle sensazioni di intimità, di porte, così come erano le porte. Ma Faustini, secondo me, ha colto in maniera eccezionale un altro tema non consueto in Giacomo Bergomi, che è quello dei fiori. A parte il ciclo importantissimo che Giacomo Bergomi aveva dedicato ai girasoli, quei girasoli che lui non riprendeva nello splendore del fulgore della fioritura, ma che privilegiava nel momento dell'essiccatura, quando avevano, diceva, la crapa piegata perché si erano essiccati. Ecco, Faustini qui interpreta i fiori di Giacomo Bergomi. Guardate come in questi quadri dedicati ai fiori Giacomo non si preoccupa della leziosità, della leggiadria del fiore. Lo riduce a massimi colori, li riduce a forme stilizzate all'assoluto, come in questo caso, dove il vaso e il fiore diventano un blocco unico. Ecco, Faustini qui crea un blocco unico, probabilmente ispirandosi a quel quadro. Faustini ha realizzato sul marmo, a differenza della porta ruvida e materica, ha realizzato delle superfici levigatissime, caratteristica della scultura di Faustini, levigatissima, dove un vaso con un fiore. E questa figura, pensate, quando l'ho vista la prima volta,
mi ha colpito per un altro significato. È quasi una stele, ha perfino un qualche cosa di fallico, perché nella sua virulenza, nel suo sviluppo verticale, ha una potenza maschile, ha una forza unica. E voi, se ben guardate, anche questi due vasi di fiori di Giacomo Bergomi, intravedete che questo sviluppo verticale ha la stessa potenza di questa scultura. So che Faustini ha parlato molto con Giacomo Bergomi, si sono incontrati spesso, hanno condiviso delle esperienze artistiche. Ecco, e mi pare che qui ci sia la prova provata, come si suol dire, della capacità di Faustini di rendere omaggio anche alla sezione, tra virgolette, floreale della pittura di Giacomo Bergomi, che insomma è impagabile nel costruire un tessuto dietro a questi fiori bianchi in un vaso probabilmente di ottone, tutto lavorato, insomma, un quadro di grande atmosfera, così come di grande atmosfera è questa scultura di Faustini. Allora, questa sala è suggestiva, è fortemente evocativa, è un racconto di amicizie tra gli albini dipinti di Giacomo Bergomi, nella loro fierezza, nella loro fatica, gli albini delle sculture di Lino Sanzelli, il portoncino di Giacomo Bergomi e questo portone, e anche questa scultura così essenziale. Sono due figure che stanno portando, due andine, dice il titolo di Faustini. Anche lì Faustini ha saputo cogliere il movimento, questo appoggiarsi delle due figure l'una all'altra, che stanno procedendo verso un dove, stanno procedendo nella scultura più evidente che non nella pittura, forse verso un altrove, un qualche cosa che sta al di fuori. E allora ecco Faustini rende le andine, rende i portoncini, rende i fiori. E allora tutto il mondo, la sensibilità pittorica di Giacomo Bergomi è resa magistralmente da questi due importanti scultori, amici di Giacomo.